E nel pomeriggio il ministro Profumo ha anche partecipato sempre ad Ancona alla cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico dell'Università Politecnica delle Marche. Trattenere o addirittura attirare talenti è uno degli obiettivi che si pone l'Università Politecnica delle Marche, tratteggiato dal rettore Marco Pacetti nella relazione con cui è stato inaugurato l'anno accademico dell'Ateneo. Solo un metodo essenzialmente, robustamente e deliberatamente meritocratico, ha detto Pacetti, può garantire il raggiungimento di questo obiettivo. L'attenzione al merito, ha proseguito il rettore, è anche il tratto distintivo del messaggio che vorremmo inviare alle famiglie. Siamo selettivi riguardo a questo aspetto e possiamo esserlo perché offriamo servizi funzionali allo studio tra i migliori del paese. Alla cerimonia, durante la quale un gruppo di studenti aderenti a Gulliver ha protestato pacificamente con striscioni relativi tra l'altro alla riforma dell'ERSU, è intervenuto il ministro dell'Università e della Ricerca, Profumo, il quale si è detto convinto che l'amministrazione di cui è alla guida debba diventare una struttura sempre più cooperativa e sempre meno organizzativa. La prolusione, affidata quest'anno a Roberto Danovaro, ordinario di ecologia nella Facoltà di Scienze, ha illustrato le nuove frontiere della ricerca scientifica e tecnologica in mare, un terreno nel quale l'Università Politecnica delle Marche si dimostra in grado di considerare come proprio ambito di studio l'intero pianeta.